commenta il Fatto del Giorno Paolo Boldrini, direttore della Gazzetta di Mantova. Oggi ho scelto di parlarvi delle elezioni di George Bush, presidente degli Stati Uniti, il secondo Bush alla Casa Bianca. George Bush vince le elezioni e diventa presidente degli Stati Uniti battendo il candidato democratico Al Gore. Una vittoria molto tormentata, contestata, fu accusato di brogli, di irregolarità, tant'è vero che la sua elezione venne definitivamente aggiudicata parecchio tempo dopo. Bush è figlio d'arte perché anche il padre è stato presidente degli Stati Uniti. Nel corso dei suoi mandati dovette affrontare una delle pagine più complicate e più tristi per la storia degli Stati Uniti e dell'umanità, la strage delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001.